Quante volte hai visto o sentito parlare di proprietà lasciate in abbandono che col passare del tempo diventano sempre più decadenti e inabitabili? La storia è quasi sempre la stessa. Sono proprietà ereditate dove i proprietari abitano lontano e non si ha più nessuno di fiducia sul posto che può prendersi cura. Ti renderai conto che da lontano diventa più complicato e dispendioso mantenere in buono stato di salute una proprietà. E la mancanza di manutenzione inizia a fare il suo corso. Allora che si fa? Si prende la dura decisione di vendere. Anche gestire la vendita di una proprietà da lontano non è facile. Qui ti può aiutare la storia di Silvia, che vive a Milano da più di 20 anni. Eredita dai genitori una proprietà nel Cilento e decide di venderla per ricomprare casa dove vive ora. Ascoltala. Eccoci qua. Allora, benvenuta Silvia e ciao Andrea, siamo qua per questa nuova intervista a una proprietaria di un immobile molto particolare. Ce la vuoi un po' introdurre? Ci vuoi raccontare? Non tanto particolare lei, ma l'immobile in sé era veramente particolare, però è stato un successo. Ce lo racconti? Andrea. Sì. Vai, vai. No, mi ero incantato della tua, diciamo, presentazione. Beh, tutto ha inizio, Barbara, da una telefonata che ci arriva in agenzia. La nostra collaboratrice accoglie una telefonata dove ci ha richiesto se noi potevamo occuparci di una proprietà ereditata in un paese del Cilento, Lustra Cilento. E quando mi arriva questo messaggio dico: Lustra Cilento, ma dove sta? Ma che cos'è? Quindi là, in un certo senso, io ho avuto dei dubbi se potevamo eventualmente occuparcene o meno di questa proprietà. E però volevo, diciamo, prima sentire, ascoltare, diciamo, volevo conoscere telefonicamente la persona che ci aveva telefonato, tutto anche per ringraziarla. Ci siamo sentiti praticamente e lei, in un certo senso, ha detto subito, ha detto: io spero solo che ve ne potete occupare perché io, diciamo, ho necessità di poter realizzare perché non mi trovo sul posto e quindi sento il bisogno di una persona, di un'agenzia di fiducia, il quale ha letto le recensioni e tutto il resto. Da lì mi sono sentito una responsabilità dal primo momento. Barbara, prima di tutto, diciamo, volevo capire dove si trovava questo Cilento. Poi, seconda cosa, comunque dare senso anche un po' a tutte le persone che ci hanno recensito all'interno diciamo, di in rete, e almeno dare una, come posso dire, dare a proposito proprio di questo, dare, diciamo, un senso. Quindi dico, devo aiutarla a Silvia. Quindi lei mi ha spiegato un po' quasi tutta la sua vita. In quei mezz'ore ci siamo conosciuti, proprio in mezz'ora ci siamo conosciuti in pratica, e dopo la telefonata ho detto: va bene, Silvia, me ne voglio occupare. E Bellissimo. quindi Allora poi ci siamo ascoltiamo. incontrati con Silvia Con a Silvia. E poi Salerno. il resto E lo ora racconta. ti racconta lei, Esatto, sì. lo racconta proprio Silvia. Silvia, allora, questa è stata un'esperienza positiva, quindi così invitiamo, no? Anche un po' all'ascolto. Però mi incuriosisce sapere subito come si vive la vendita di una proprietà. Questa era una proprietà di famiglia? Com'era questa proprietà per te? Cosa rappresentava? Beh, allora diciamo che la proprietà era di famiglia, ma non solo di mio padre, perché era stata ereditata dai nonni, quindi proprio famiglia famiglia. E io l'ho vissuta un po' in un modo particolare, nel senso che io ho lasciato quelle zone già da 22 anni, quindi già non avevo più, diciamo, radici in quel posto, forse non le ho mai avute. Però ovviamente prendersi la responsabilità di vendere un immobile che ha appartenuto ai tuoi nonni, ai tuoi genitori, non è sicuramente una passeggiata. L'unica questione è che io mi sono allontanata per cercare la mia strada e quindi, anche se a malincuore, ho dovuto fare il grande passo. Questo Questo è e questo. è. Infatti, ho aspettato.
E ho aspettato, il momento, quando poi è arrivato ho detto, ops, ma sta succedendo davvero. Quindi comunque non a correre leggero. Certo, infatti si intuiva un po' questo aspetto. Come hai gestito o come ti è venuto in aiuto poi Andrea nel gestire anche questa distanza? Tu hai detto, avevo lasciato già questo luogo 22 anni fa per trovare la mia strada, quindi non avevi più i contatti probabilmente anche su quel territorio. Quindi com'è andata, almeno inizialmente? Allora, io già nel 2020, inizio 2020, prima del Covid, avevo iniziato a fare la ricerca delle agenzie alla quale volermi affidare. Avevo escluso a priori agenzie della zona perché volevo orientarmi più su una visibilità che andasse un po' in Italia o all'estero, sinceramente. Perché le persone del posto o hanno già la loro proprietà o comunque sono dei luoghi con una mentalità un po' ristretta, quindi comunque avrei avuto difficoltà a vendere. Quindi il posto migliore sicuramente era spostarmi verso Salerno, che era la città un po' più grande, e avevo fatto una ricerca di agenzie immobiliari che però non fossero le solite di, come si dice, aiutami Andrea, di marketing, grandi catene, ecco, bene, diciamo. Sì. Di franchising. Esatto, di franchising. Cercavo proprio qualcosa che fosse un attimino più personale, come sto facendo anche con la ricerca della mia casa. Cerco qualcuno che si occupi di questo lavoro perché lo ama e non perché deve far soldi, diciamola così. Va? Bellissima, guarda, più chiara di così è trasparente, Silvia, è fantastico, perché lo ama, ci piace tanto. Sì, sono così, scusatemi. No, Andrea, è bello così, ma guarda che non siamo qui a caso, io sai che credo sempre nelle sincronicità e secondo me non siamo qui a caso. Cioè, il perno è Andrea certamente, ma noi non siamo qui a caso. Guarda, sì, infatti, quando ho trovato Andrea, tra l'altro, poi nel 2019 è arrivato il Covid, quindi ho mollato tutto. Quando ho riaperto i quadernoni, ora nel 2021, quando poi ho dato in affidamento la casa, cercando tra i quadernoni, il primo nome della lista era questo Andrea Ruocco, quindi ho detto, proviamo con lui. Bellissima anche questa visione, vedi, che ti è proprio capitato in mano, quindi era qualcosa di più, molto sì, bene. Sì, questo è confermato. Senti, quali difficoltà si incontrano nel vendere una proprietà di questo tipo e che cosa è importante considerare? Ci diceva prima Andrea, un po' nel presentarti, che appunto è stata una casa di famiglia in un luogo dove lui stesso ha dovuto capire, insomma, quale fosse questo luogo, capire il territorio, il contesto, quindi ha fatto comunque una ricerca, e nel fuori onda ci ha anche detto che lui a un certo punto ha fatto come se fosse la sua stessa proprietà, e questo è un messaggio molto bello che secondo me è esattamente in sintonia con il tuo cercare un professionista che amasse il proprio lavoro e che lo ami come fa Andrea. Ecco, quindi quali sono state secondo te le difficoltà che hai incontrato in principio? Ma allora, sicuramente sono stata fortunata ad avere tutta la documentazione della casa in mio possesso. La difficoltà più grande era cosa mandare, cosa spedire. È vero che io e Andrea, quando abbiamo firmato insomma per il mandato, comunque io avevo tutte le carte a mia disposizione, ma la difficoltà era, mancherà sempre un pezzo, per me non è importante, ma ai fini della vendita lo sarà, quindi mi restavano sempre dei documenti tra virgolette in sospeso, di cui magari lui aveva bisogno e nemmeno si sapeva se c'erano o meno. Purtroppo non si trovano sempre persone gentili e disponibili, infatti avevo chiesto un aiuto ad un geometra che poi è sparito, quindi alla fine questo documento è rimasto in sospeso per 3 settimane e invece io ne ero già in possesso. Sicuramente la distanza non aiuta sulla velocità, diciamo così,
perché Andrea si è occupato di tutto cercando di togliermi il più possibile pesi, però magari se io ero lì sul posto riuscivo a passare, in due giorni riuscivo a dirmi Silvia ascolta mi serve questa cosa e magari lui cercava di risolverla e quindi magari il giorno passava perso, diciamo così. Quindi sicuramente la gestione dei documenti. Ok, però avete gestito comunque tutto questo a distanza, Silvia? Sì, assolutamente sì, mail, scansioni, a parte il pacchetto che già si era fotocopiato lui il giorno in cui gli ho consegnato le chiavi, quindi assolutamente sì, in modo comunque telematico. Ecco, ci puoi spiegare meglio, così a vantaggio delle persone che magari vedranno questo video o comunque leggeranno questo articolo per essere d'aiuto, come è avvenuta la procedura, diciamo, nel senso vedendolo dal tuo punto di vista, quindi tu avevi selezionato Andrea rispetto a una rosa di possibilità per le motivazioni che ci hai detto prima, perché sentivi cuore, passione, e volevi una persona che fosse un professionista attento e che curasse, diciamo, tutto il passaggio. Dopodiché, cos'è avvenuto? Allora, premetto che Andrea è stato l'unico che ho contattato, quindi alla fine l'ho sentito al telefono ed è stato scelto e selezionato. Dopodiché, niente, praticamente io ho fatto la raccolta di tutte le scartoffie, gli ho raccontato tutto quello che c'era da raccontare, essendo appunto una casa di famiglia, con persone vicine di famiglia, quindi situazioni che dovevano essere gestiti in un certo modo, e sapevo che lui comunque aveva a disposizione dei collaboratori che avrebbero potuto fare le verifiche, quindi notaio, ingegnere, per poter verificare la validità delle carte e soprattutto persone che potevano andare lì sul posto nel caso in cui ci fosse stato bisogno del comune piuttosto che. Quindi ho fatto la selezione delle carte, quando ci siamo incontrati ad agosto scorso gliele ho date e quindi niente, poi per il resto si è trattato solamente di ricevere la telefonata e dire avrei bisogno di questo, ce l'hai o dobbiamo procurarcelo e io cercando tra i miei fascicoli insomma spedivo il tutto via mail e le cose andavano avanti insomma. Benissimo, quindi anche questo è importante. E senti, quanto conta allora potersi fidare del giusto professionista, secondo te? E quali caratteristiche per te era importante che avesse? Allora, conta sicuramente il 100%, perché io ho imparato un pochino a leggere le carte e a capirci qualcosa, però devi avere persone che quando ti dicono qualcosa risulti poi corretto, devi avere la fiducia di dire ok, se dice che così si può andare avanti. Devo dire che a volte magari ho avuto anch'io quella preoccupazione, perché comunque, ripeto, quando non sai non puoi appellarti oppure non puoi, anche se io mi sono sempre espressa perché volevo appunto che fosse tutto il più lineare possibile, ma non solo per me venditrice ma anche per gli acquirenti, e su questo ho avuto il riscontro, nel senso che comunque ho avuto sempre da parte di Andrea la presenza, sicuramente fuori orario, fuori settimana, comunque le mie preoccupazioni erano sempre avevano sempre risposta positiva, quindi non mi sono mai sentita abbandonata, nel senso di dire ok, io ho fatto questa domanda e non ho avuto risposta, e quindi questo è fondamentale, quindi sicuramente il 100%. Molto bene, faccio una domanda adesso ad Andrea e poi lascio chiudere a te. Andrea, rispetto a questo in particolare, questa compravendita, noi abbiamo già incontrato anche gli acquirenti che hanno visto in questa proprietà esattamente quello che loro cercavano. Quindi ti chiedo, come hai fatto tu da professionista il matching? Perché, voglio dire, ci vuole anche non solo cuore e passione, ma ci vuole anche grande intuito e professionalità per trovare le persone giuste e metterle insieme. Sì, Barbara, io penso che è davvero molto semplice, in effetti. Basta comunque comprendere la proprietà, le potenzialità, che cosa una persona può fare, a chi può piacere e che cosa potrebbe fare in quel posto.
e poi nello stesso tempo, come si deve comunicare, come si deve, come se con quel linguaggio che quelle persone vorrebbero, diciamo, leggere o ascoltare. E quindi è successo, in effetti, quella modalità in cui è stata, diciamo, fatta la comunicazione a questa proprietà è stato raggiunto proprio da le persone ideali, ma dico ideali proprio di spirito anche. Quindi ha fatto un po' tutta la comunicazione, tutto il resto è venuto da sé. Non è stato venduto nulla, cioè non mi sono nemmeno, diciamo, impegnato a vendere la proprietà, cioè nel senso loro l'hanno scelta la proprietà una volta che è stata vista, e loro hanno, diciamo, chiamato per volerla comprare. Quindi è stato tutta una questione, diciamo, di poter trasmettere le potenzialità della soluzione e niente, usare i mezzi opportuni per arrivare agli acquirenti. Questo è conferma quello che ci hanno raccontato, no? Gli acquirenti che hanno subito detto, questo anche a beneficio di Silvia che non era con noi in quel precedente appuntamento, hanno detto proprio che hai trovato le parole che li hanno ispirati, cioè quell'annuncio li ha colpiti, in qualche modo li ha veramente messi sulla strada anche della scelta. Quindi questo richiede sicuramente un lavoro anche di studio della proprietà e di capacità di trasmettere anche quello che può andare oltre le parole, e questo forse è quello che ha colto Silvia nella tua passione e nel tuo voler fare bene oltre il fatto della vendita che stava andando avanti, no? E questo ci piace molto sottolinearlo. Senti Silvia, andiamo verso la chiusura. Allora volevo che fossi tu a chiudere lanciando un messaggio a proprietari che si trovano più o meno nella tua stessa situazione, quindi a distanza, con una casa di famiglia alla quale si è affezionati e per cui si sente una responsabilità anche da trasmettere in qualche modo, che cosa puoi lasciare perché loro possano trarre spunto dalla tua esperienza? Ma sicuramente direi che bisogna avere il coraggio di lanciarsi, nel senso tenere un immobile fermo non serve a nulla e a nessuno, e avere a disposizione tutto ciò che può servire ad un'agenzia per permettergli comunque di fare un lavoro buono, e affidarsi sicuramente a delle persone che, ripeto come ho detto già prima, oltre al fattore vendere, siano anche interessati comunque a fare il bene sia del venditore ma anche dell'acquirente. Quindi non è scontato trovare persone che ti mettano in mano dei documenti e ti dicano ok, puoi comprare questa casa, puoi affidarti perché è tutto come deve essere. E quindi assolutamente questo. Faccio affidamento alle recensioni perché non mi sono quasi mai buttata a leggerle, però mi rendo conto che sono fondamentali sia per chi vende sia per chi compra, e quindi sicuramente sono stata fortunata, oppure sono stata brava brava a comprendere. Sei stata oculata, direi, perché comunque sì. Insomma, hai fatto una scelta seria, sentita. Sì Molto sono bene. Stato fortunato anche io, Barbara, di conoscere loro. Ma davvero? Sai sì. cosa mi arriva? Avendo fatto l'intervista sia con, non ricordo i loro nomi, forse erano... Raffaele ed Angela. Ecco, Angela mi ricordavo, Angela e Raffaele. Questa sensazione che ho è che siano persone molto simili, cioè sì. Avete qualcosa in comune che sì. È un respiro più alto, no? Qualcosa che va oltre... l'essere semplicemente nel lavoro che si fa, ma proprio mi arriva questa energia che credo un sia approccio, qualcosa, diciamo, alla diverso vita. Alla vita diverso, sì. Infatti, per loro è comune sì. Però è diverso da tanti altri, sì, è vero. Sì, però è importante che sia comune per loro perché probabilmente è quello sì. Che hanno sentito sì, attraverso sì, di te. Sì, sì. Sì.
Ma io quando ho ricevuto la notizia che ci fossero queste persone interessate, ho pensato subito che l'avrebbero scelta. Ero quasi sicura da subito, perché sentivo già che c'era qualcosa che ci accomunava. E poi, conoscendoli, appunto, ho scoperto che praticamente tutto, solo che probabilmente la loro radice è lì e la mia è altrove. È bellissimo, però, perché è come se tu stessi facendo posto per loro, no? In questo scambio vitale. Quindi tu hai fatto posto a loro in questo momento della loro vita, che insomma, coincide con la ricerca delle radici, probabilmente. Sì, è stata una cosa davvero molto positiva, ecco perché già l'incrocio con Andrea e poi questo nuovo incrocio comunque ha creato qualcosa di molto bello, che credo resterà nel tempo al di là della compravendita, e questo è bellissimo secondo me. Andremo insieme a fare yoga, Silvia, mi raccomando. Comunque vengo anch'io, lo sapete che vengo anch'io, vero? Okay. Assolutamente sì. Bellissimo, allora direi che chiudiamo. Intanto ringraziamo chi guarderà o ascolterà Andrea, che dici, e salutiamo Silvia intanto. Sì, va bene, grazie Silvia. Grazie a voi, un saluto, grazie. A presto Andrea. A presto.